Buongiorno a tutti, qui ci troviamo nell'Hotel Nikolaus che sarà la sede del prossimo congresso nazionale della Sinfer 2016 che si terrà dal 23 al 26 ottobre. Questo congresso che ho l'onore e il piacere anche di organizzare è il congresso che viene dopo tanto tempo qui in Puglia, appunto il congresso nazionale della Sinfer. L'ultimo congresso 1979 era il congresso di Bari, organizzato dal mio maestro, dal professor Gianfranco Megna, e adesso dopo tanto tempo viene organizzato, abbiamo il piacere di organizzarlo qui in Puglia. Con il presidente della Sinfer, il dottor Boldrini, noi abbiamo condiviso in pratica un'idea innovativa, che è quella di dar spazio tanto ai giovani fisiatri. Ovviamente voi l'avete visto, il presidente ve le ha comunicato attraverso le newsletter che c'è lo spazio per i giovani fisiati, soprattutto all'inizio del giorno del lunedì e del martedì, per la presentazione di alcune ricerche pubblicate di giovani fisiati che hanno un'età inferiore ai 40 anni. Questa è la possibilità per mettere in vetrina delle idee innovative, delle nuove proposte, delle nuove ricerche e anche delle nuove personalità. Ci dà la possibilità di conoscere delle persone che fino adesso non hanno avuto una visibilità nell'ambito della nostra società. La nostra società, penso che è una società che, a parte l'amicizia che ci lega con la maggior parte delle persone, è una società che è aperta non soltanto ai giovani ma anche ai meno giovani. E i topic che sono stati scelti per il congresso sono tre. Uno, lo conoscete tutti, è quello di importanza fondamentale per la nostra specialità, è quella del dolore e disabilità. L'altro è un argomento che sta a cuore alla maggior parte dei fisiatri, appunto gli aspetti della nostra professione e l'organizzazione dell'assistenza riabilitativa dall'ospedale al territorio, dando particolare attenzione proprio alle problematiche territoriali. La riabilitazione territoriale è una riabilitazione che nella maggior parte delle regioni della nostra Italia sta subendo una trasformazione. Trasformazione anche dovuta alla presenza di alcuni tagli che sono stati effettuati dalla sanità, in ambito sanitario, e che si ripercuotono ovviamente sul povero cittadino che porta addosso una disabilità, e soprattutto quei soggetti che hanno una grave disabilità sono quelli più sfortunati e che ovviamente hanno bisogno di più cure. Pensiamo specialmente ai soggetti in stato vegetativo, ai pazienti che hanno avuto una grave cerebrolesione, che dopo il momento dell'ospedale hanno bisogno di essere accolti. Molto spesso non è possibile accoglierli a domicilio, ricoverarli a domicilio, allora c'è bisogno di una organizzazione nel territorio di queste persone. L'altro argomento è sulle tecnologie innovative e sulle metodiche a confronto. Ci saranno ovviamente delle relazioni abbastanza stimolanti che affronteranno varie tematiche che stanno molto a cuore di tutti noi fisiatri. Vi aspetto, e a nome anche di tutti
gli iscritti al gruppo regionale pugliese, vi aspetto tutti a Bari a ottobre.